Rapinata all'OVS di Massa, aveva minacciato le commesse con un coccio di bottiglia, ha trovato il colpevole. Al via la gara d'appalto per via Pisacane, interventi da più di 2 milioni di euro dall'Europa. Attacco del consigliere Cella verso l'amministrazione di Montignoso, decreti frutto di schizofrenia. Ritorna la prevenzione a chilometro zero, la Croce Bianca organizza la giornata di visite gratuite per tutti. Concluso il 44esimo giro della Lunigiana, soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita dell'evento. Campionato nazionale dei veterani dello sport, 3 weekend all'insegna della sportività. Buonasera a tutti voi che ci seguite da casa e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento dell'informazione curato da Antenna 3. Subito in primo piano con la cronaca, rapinata all'OVS di Massa, trovato ieri notte l'artefice del reato che è stato denunciato dalla polizia. Aveva minacciato le commesse con un collo di bottiglia rotto, l'uomo aveva già dei precedenti. Ma sentiamo i dettagli in questo servizio di apertura a cura di Margherita Badiali. Aveva rubato 3 paia di pantaloni all'OVS di Viale Marina Vecchia a Massa. Poi si era fatto largo tra le commesse minacciandole di avere un coltello. È stato ripreso dalle telecamere e riconosciuto dalla polizia che l'ha rintracciato e denunciato per il reato di rapina impropria. Le commesse dell'OVS di Viale Marina Vecchia a Massa avevano contattato la polizia segnalando un furto perpetrato da un cittadino straniero che era riuscito ad allontanarsi. Gli agenti della squadra volante arrivati sul posto hanno raccolto le testimonianze, in particolare quella di una delle commesse che ha raccontato che durante il turno di lavoro aveva notato un uomo entrato poco prima in negozio che stava cercando di portare via 3 paia di pantaloni che aveva indossato all'interno del camerino. La dipendente si è accorta delle manovre che il ragazzo stava facendo e lo ha invitato quindi a restituire gli indumenti. Alla richiesta l'individuo ha aperto lo zaino e le ha mostrato il contenuto dal quale emergeva il collo di una bottiglia in vetro. Ha poi minacciato le commesse dicendo di avere con sé anche un coltello ed esortandole a lasciarlo andare via. Temendo per la propria incolumità, le commesse hanno lasciato che l'uomo fuggisse con la refurtiva, anche se è stato seguito a vista da altri 2 dipendenti che nel tentativo di fermarlo sono stati ulteriormente minacciati dall'uomo, il quale tenendo in mano la bottiglia urlava alle persone di stare lontane da lui per guadagnare la fuga. I commessi hanno poi dato immediatamente l'allarme alla polizia che si è messa alla ricerca del rapinatore nelle aree circostanti l'esercizio commerciale. Sono state poi visionate le immagini delle telecamere del centro commerciale che avevano ripreso tutta la dinamica dei fatti e in particolare il momento in cui l'uomo con la bottiglia in mano minacciava i presenti. Le immagini divulgate hanno confermato che il reo aveva già dei precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti. È stato trovato ieri e accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. È venuto fuori che si tratta di un cittadino nordafricano senza fissa dimora. Nel corso del controllo gli agenti hanno visto che la maglia indossata dall'uomo era quella del giorno del reato da lui commesso e quindi è stata sequestrata come prova. Al termine delle operazioni la persona veniva denunciata per il reato di rapina impropria. La polizia ha pattugliato il lungomare e le zone maggiormente frequentate dai ragazzi nelle ore serali e notturne come la località Partaccia, Piazza Betti, Beascoli, la piazzetta De André a Cinquale e le aree a ridosso dell'ex colonia Motta e nel parco del Ricortora per il contrasto dell'uso degli stupefacenti. Perquisito un ragazzo che si era dato alla fuga con 2 involucri contenenti marijuana ed un altro involucro contenente hashish, esposto all'interno di un calzino nascosto negli slip. Considerato il quantitativo di droga recuperato, gli agenti hanno perquisito anche l'abitazione del ragazzo che ha dato esito negativo. Il massese è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Anche nel weekend controlli a tappeto. Gli agenti hanno fermato un 30enne massese già noto alle forze dell'ordine per i precedenti inerenti ai reati predatori. Perquisito aveva con sé 9 dosi di cocaina, ma anche per lui la perquisizione domiciliare ha dato esito negativo. Terminate le operazioni di polizia, ha denunciato i 30enni per il reato di detenzione ai fini di spaccio stupefacente, provvedendo a sequestrare le dosi di cocaina.
Grave incidente sul lavoro questa mattina nella ditta CLM di via Celia a Massa. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito mentre lavorava ad un tornio intorno alle 11.35. Ha riportato l'amputazione del braccio sinistro ed un trauma cranico e facciale. Grande disperazione fra i colleghi scossi dall'accaduto. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, operatori per infortuni sul posto di lavoro e la polizia di Massa. Il ferito è stato poi trasportato con l'elicottero Pegaso all'ospedale di Pisa Cisanello. Questo pomeriggio, intorno alle ore 15.26 circa, è stata recuperata una persona che era scivolata nel greto del fiume sottostante la località Guadine in via Bassa Tambura. L'intervenuto è stato effettuato dai vigili del fuoco con una squadra di 5 unità e 2 automezzi insieme agli operatori del 118 intervenuti sul luogo con l'elicottero Pegaso in via precauzionale, che poi non è stato necessario. L'infortunato è stato barellato e trasportato in ambulanza fino al NOA. Da lunedì il via alla gara europea per la realizzazione del palazzo di via Pisacane per interventi da 2.244.000 euro. L'apertura del cantiere è prevista per il mese di dicembre e i lavori dureranno circa un anno e mezzo. L'amministrazione persiana si dice soddisfatta e promette ai cittadini la riqualificazione della zona con un parco giochi per bambini. Ma se ne è occupata per noi la nostra Lucrezia Maglio. Dalle parole ai fatti, dicono orgogliosi l'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi e il sindaco di Massa Francesco Persiani, presentando la pubblicazione della gara europea per la realizzazione del palazzo di via Pisacane a Massa, che da ben 8 anni è stato oggetto di deludenti promesse. La gara verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il prossimo lunedì 16 settembre e scadrà a metà ottobre, un progetto di 2.240.000 euro. Entro fine anno, salvo imprevisti secondo l'amministrazione, il via ai lavori e quindi l'apertura del cantiere, che vedrà occupati gli operai per circa un anno e mezzo, anche se il sindaco Persiani si augura di ricevere un'offerta migliore e tagliare il nastro quanto prima. Senza dubbio i cittadini, gli abitanti dei palazzi di via Pisacane, sia dalla parte dell'ERP sia dalla parte quella che ha riguardato il comune, sono sempre stati vicini e, come dire, hanno manifestato la loro ansia, la loro preoccupazione all'amministrazione comunale. Devo dire che la stessa cosa vale per noi, nel senso che anche il comune è sempre stato vicino a loro e ha cercato di rassicurarli e sul fatto che questo percorso sarebbe da parte nostra sarebbe stato portato avanti nel migliore dei modi, con i tempi più brevi possibili. Quindi ecco, questo oggi è la dimostrazione che quello che dicevamo non erano soltanto promesse, ma erano effettivamente attività che volevamo porre in essere, perché ci rendevamo conto concretamente che le loro disagi e le loro preoccupazioni non erano semplicemente teoriche, ma sappiamo che sono reali e concrete. In questo senso voglio ringraziare gli uffici, il dirigente, l'assessore ai lavori pubblici, l'avvocato Marco Guidi, perché non ha mai mancato un minuto, un attimo, insieme a tutti noi, insieme al sottoscritto, di attenzionare questo problema e di cercare nel più breve tempo possibile le giuste soluzioni, i giusti percorsi. Oggi possiamo dire che ci stiamo affacciando alla soluzione a breve di questo importante aspetto, che sicuramente ci tenevamo ad affrontare e in qualche modo a risolvere. I lavori del primo palazzo sono stati affidati ad ERP, l'edilizia residenziale pubblica. Quelli del secondo fabbricato, che rientrano nel bando delle periferie, invece, secondo l'amministrazione, inizieranno prima di Natale o addirittura i primi di dicembre, ha detto l'assessore Guidi. Il palazzo quindi nel 2021 avrà un nuovo volto, una palazzina di 4 piani e non 7, una classe energetica superiore, classe A, e i singoli appartamenti saranno leggermente più piccoli ma comunque comodi. L'amministrazione e i tecnici hanno pensato in grande e hanno previsto la realizzazione di un parco per bambini all'interno del condominio, così da valorizzare l'intera zona. All'interno del bando delle periferie sono stati previsti anche altri interventi minori, ha detto l'assessore ai lavori pubblici, come la realizzazione di uno skate park davanti all'Esselunga oppure l'installazione di altre videocamere di sorveglianza e l'installazione di isole ecologiche.
Tra gli interventi più importanti anche quelli riguardanti le scuole di villette A e B, la prima verrà demolita e ricostruita, mentre la seconda solo ampliata. La scuola Rinchiostra e quella in località Poggi, ma per l'inizio di questi lavori bisogna aspettare giugno 2020 probabilmente, ha detto il Guidi. Tra gli interventi già confezionati c'è la pista ciclabile del tratto finale del Viale Roma. Ammonta a 181.400 euro la somma che la provincia di Massa Carrara mette a disposizione per il secondo lotto 2019 relativo al piano degli asfalti. Il servizio viabilità dell'ente di Palazzo Ducale ha infatti approvato il progetto esecutivo e nello stesso tempo ha avviato la procedura per l'assegnazione dei lavori. L'importo si è reso disponibile grazie alla possibilità di utilizzare il ribasso d'asta derivato dalla gara per l'affidamento del primo lotto 2019 andato in gara lo scorso mese di aprile e cui lavori sono già iniziati su diverse strade provinciali. Questo ulteriore intervento rientra tra quelli inseriti nel piano quinquennale 2019-2023 presentato lo scorso anno al Ministero delle Infrastrutture e approvato e finanziato nel gennaio 2019. Ieri mattina, verso le 11, alcuni militanti dei CARC hanno protestato al terzo piano del comune di Massa appendendo striscioni e bandiere fuori dall'ufficio dell'assessore alle politiche sociali. Terminata la protesta, passando di fronte all'ufficio del presidente del Consiglio Stefano Benedetti, hanno strappato le targhe appese alla parete. La scena è stata vista e ripresa da alcune persone che stazionavano nei pressi dell'ufficio e dai piani di sopra. La ragazza che toglieva la targa faceva parte del gruppo di facci nerosi ed aveva i capelli tinti di azzurro, ha scritto Benedetti in una nota. È bene evidenziare che questo gruppo, che invoca sempre a voce alta il senso di responsabilità e di giustizia da parte dell'amministrazione su problematiche legate al sociale, ma in realtà con questi comportamenti violenti si mette sempre fuori dalle regole. Un gesto non particolarmente dannoso dal punto di vista economico, ha concluso il presidente, ma sicuramente brutto se si considera il ruolo istituzionale e moralmente inaccettabile perché rappresenta un'offesa per tutta la città, senza considerare l'arroganza e la violenza del gesto che non solo deve essere condannato da tutti, ma anche perseguito penalmente. Ci spostiamo adesso a Montignoso. Una serie di decreti che sono frutto di una vera e propria schizofrenia. Duro l'attacco del consigliere comunale di Montignoso, Andrea Cella, all'operato dell'amministrazione targata Lorenzetti. Ascoltiamo i particolari in questo prossimo servizio di Irene Perfetti. Una querela sulla figura del portavoce per il comune di Montignoso. Ancora si aspetta una conclusione, cioè un decreto del sindaco, che fa sapere il consigliere comunale Andrea Cella: se dovesse esserci porterò in prefettura perché sarà l'illegittimo atto al termine di un iter altrettanto illegittimo o quasi. Facciamo uno storico. In data 25 luglio è stata emessa un'ordinanza per annunciare l'ampliamento dell'ufficio staff del sindaco. La figura è quella di un portavoce con funzioni di dialogo con uffici interni, imprese costruttrici e cittadini sull'andamento dei lavori pubblici. Una settimana più tardi è stata emanata un'altra ordinanza per deliberare una continuità dell'operato a titolo gratuito del geometra Andrea Gianfranceschi con l'amministrazione montignosina per tutte le pratiche dallo stesso curate nel periodo antecedente al suo pensionamento. In data 8 agosto la Giunta ha deciso di eliminare, per far spazio al portavoce, lo staff del segretario comunale, in particolare nel personale addetto al controllo interno e all'anticorruzione. Tutto ciò è indice di schizofrenia, commenta senza mezzi termini Cella, e continua. Come se non bastasse, è stato indetto un concorso pubblico proprio per la figura del portavoce, per il quale è giunta una sola domanda, quella del geometra Andrea Gianfranceschi. Niente di più ovvio, considerando che il bando è stato indetto il 7 agosto, chiuso 10 giorni più tardi e senza alcuna pubblicità. Andrea Cella adesso è in attesa del decreto del sindaco che avalli o meno la scelta del portavoce, nella persona del geometra, e ha già preannunciato che, se dovessero andare così le cose, si recherà immediatamente in prefettura per impugnare ordinanze e delibera. Si tratta di atti illegittimi che non possono passare inosservati.
un'assunzione di un portavoce che è normata per legge, quindi dovrebbe il portavoce fare comunicazione istituzionale politica con gli organi di informazione, e invece poi viene specificato che il portavoce dovrà curare rapporti con ditte private, con cittadini, con tenere informati sindaco e giunta di procedure riguardanti i lavori pubblici. Cosa che non è assolutamente quello che viene previsto per la figura del portavoce. Il prossimo passo, se dovesse essere fatto un decreto che appunto giudico illegittimo, sarà quello di chiedere alla prefettura se la procedura è legittima, e quindi andrò al prefetto e chiederò se questa procedura sia legittima appunto, e si possa portare avanti. Tutto questo per evitare problemi all'amministrazione successivi, quindi se avremo una pronuncia positiva non ci saranno problemi, altrimenti bisognerà sicuramente cambiare modus operandi. Quindi un appello per rivedere questa scelta con più criterio, perché altrimenti penso che possa concludersi male questo iter a livello amministrativo. È stato approvato dalla Giunta regionale il finanziamento di 134.000 euro per il ripristino delle frane di via Fravizzola nel comune di Fos di Novo. Le risorse sono state reperite e inserite nel già approvato documento operativo 2019, lo strumento di programmazione annuale degli interventi per venire incontro a un'urgenza pervenuta dal territorio. Continua l'impegno della Regione Toscana, ha detto l'assessore Federica Fratoni, per la difesa del suolo. Con questa delibera abbiamo aggiornato e ottimizzato le risorse per una serie di interventi che vengono incontro alle esigenze del territorio per la prevenzione del rischio idrogeologico ed idraulico. L'intervento servirà a mitigare il rischio idrogeologico che impatta sulla viabilità. Ed è stato posticipato al 30 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi ed è assolutamente vietato bruciare residui vegetali, agricoli e forestali su tutto il territorio regionale. La proroga di ulteriori 15 giorni si è resa necessaria a causa del previsto mantenimento per tutto il mese di settembre di condizioni di meteo stabili. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni previste dalla disposizione in materia. Occupiamoci adesso di sanità. Ritorna in montagna la prevenzione a chilometro zero. Croce Bianca, in sinergia con medici, infermieri, volontari, sarà sabato 21 settembre all'ex scuola di Pariana per offrire prevenzione a tutti i cittadini che vorranno sottoporsi alle tantissime visite in programma. Ma vediamo insieme. Ritorna in montagna la prevenzione a chilometro zero. Questo è l'evento della Croce Bianca di Massa, organizzato in sinergia con medici, infermieri e volontari per fare una giornata di visite e screening gratuiti per i cittadini. Si terrà sabato 21 settembre dalle ore 9 alle ore 14 nella ex scuola di Pariana a Massa, oggi sede dell'associazione Arlea, che sarà trasformata letteralmente in un moderno poliambulatorio. Oggi si è creata una grande alleanza sia con i professionisti sia con le associazioni di volontariato e i cittadini. Saremo a Pariana il 21 di settembre al fianco dei nostri cittadini con uno dei principi che comunque è legato alla nostra professione, che è quello della prevenzione. È delineato nel profilo professionale degli infermieri, è delineato nel codice deontologico. Un bell'impegno che coinvolge professionisti di grande calibro in collaborazione con il 118 e diversi patrocini. La direttrice sanitaria e responsabile scientifico della giornata è la dottoressa Maria Laura Valcelli. Non serve prenotare, ma basterà prendere bigliettini che saranno disponibili in loco fino alle 11. Visite di diverso tipo, come il consulto neurologico, diabetologico, ortopedico, tossicologico, nutrizionale, oculistico, internistico e tantissimi altri. Beh, l'iniziativa parte da un tentativo di proporre degli eventi di medicina preventiva partecipativa, cioè di coinvolgimento della popolazione che viene così ad essere visitata in un momento casuale della sua vita. E vengono visti persone che hanno già dei problemi o persone che non ne ha nessuno. La vera prevenzione di fatto dovrebbe essere il tagliando, quando uno sta bene.
perché la cura giusta al momento giusto va fatta prima che compaiano i sintomi di rottura. Quindi direi la prevenzione passa attraverso un colloquio con esperti della salute, nutrizionisti, medici, infermieri, i quali devono svolgere un lavoro educativo per aiutare le persone a uno stile di vita personale, che è il proprio, non è quello uguale a tutti, che non necessariamente è una vita di sacrificio, deve essere una vita di piacere, bisogna imparare. Una bella occasione quindi per fare prevenzione ed ottenere visite gratuite con a disposizione personalità mediche di rilevanza a titolo gratuito. Abbiamo accettato questa proposta del gruppo di professionisti, di medici e dottori che provengono dall'Alta Toscana di lavorare sul territorio. Io credo che era un'occasione che aspettavamo da tempo. Serve alla Croce Bianca per stare in mezzo alla gente, serve alla gente per cominciare a capire quali sono i problemi che hanno sanitari e personali. Io credo che sarà una grande occasione per tutti insieme a Pariana, una scuola elementare tra l'altro bellissima, in una zona in cui l'età media è altissima, di fare prevenzione e perché questo può che essere solo che un primo momento di una serie di interventi che vorremmo costruire con questa associazione di medici che ci supporta, gli infermieri, e quindi vedremo da qui partire per una serie di iniziative che coinvolgano le scuole, che coinvolgano il territorio e che ci permetta in questo modo anche di essere utile alla città, quindi la Croce Bianca al servizio della città di Massa, dei suoi cittadini e dei problemi di tutti. Per maggiori informazioni e conoscere tutte le visite a cui è possibile sottoporsi, basta telefonare alla Croce Bianca al numero 0585 41307 oppure mandare una mail a crocebiancamassa@gmail.com. Ci fermiamo adesso qualche brevissimo istante per lasciare spazio alla pubblicità, ma restate con noi per la notizia, tra poco. La veranda sul mare, sole, mare trasparente, pranzi in veranda o all'interno. Il ristorante è aperto tutti i giorni a pranzo e il venerdì e il sabato anche a cena. A disposizione qualunque sera della settimana su prenotazione. Il ristorante, con la sua meravigliosa veranda sul mare, si presta a cerimonie, matrimoni, cresime, comunioni, battesimi e compleanni, anche con menù personalizzati per vegetariani e celiaci. Franco ed Elena sono a vostra disposizione per organizzare la vostra festa, con menù personalizzati a partire da 20 euro. La veranda sul mare, all'interno del bagno Stefania, lungomare Levante 56, Marina di Massa. Telefono 338 756 27 74. La mia macchina. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Spidi, via Zara 810, Marina di Massa. Ragazzi, siamo Olivia e Nicole e siamo qua per dirvi che stiamo organizzando il Sinergia Festival, che consisterà in una residenza artistica della durata di una settimana, durante la quale ci saranno laboratori sia per adulti che per bambini, esposizioni, concerti e performance. E il tutto si terrà nella residenza del Casale Amati ad Ortonovo dal 17 al 22 settembre. Quindi vi aspettiamo numerosi, non mancate. Ciao! Qual è la TV locale più seguita in provincia? Facile! Con oltre 35.000 telespettatori al giorno, Antenna 3 è la televisione di casa tua. Chi altro?
Il primo settembre si è concluso il 44esimo giro della Lunigiana, la gara ciclistica internazionale che quest'anno ha toccato anche il paese di Casette. Gli organizzatori ringraziano il sindaco Francesco Persiani e tutta l'amministrazione per il sostegno e sperano di poter contare nel loro aiuto anche il prossimo anno. Si è svolta dal 28 agosto al 1 settembre la 44esima edizione della Corsa Internazionale a tappe di ciclismo su strada per la categoria Juniores lungo le strade della Lunigiana. Anche Massa quest'anno ha ospitato una delle tappe, la terza per la precisione, quella di Casette, che ha visto pedalare i giovani ciclisti per ben 113 km e 5 metri. Questa mattina Marco Danese, responsabile del Giro della Lunigiana, Giovanni Salvatori, direttivo del gruppo sportivo Madonna del Cavatore e Luciano Ciuffi hanno ringraziato l'amministrazione comunale e il sindaco Francesco Persiani per aver contribuito economicamente e logisticamente alla gara. Il Giro della Lunigiana diciamo in generale è stato un successo sia dal punto di vista agonistico che organizzativo, però senza ombra di dubbio la tappa Casette è un po' il fiore all'occhiello di questo Lunigiana, infatti noi l'abbiamo denominata la tappa regina sia come percorso e sia anche dal punto di vista logistico e organizzativo. È una giornata di festa, ci ritroviamo alle Casette già al mattino presto di quel sabato e si viene via la sera alle 6:30, alle 7 dopo aver goduto veramente sotto tutti i punti di vista la tappa del Lunigiana. Dobbiamo dire che quest'anno abbiamo avuto la partecipazione di Piccolo, che tra l'altro è, se non sbaglio, vincitore del campione italiano, se non sbaglio, giusto? Alla cronometro, quindi abbiamo avuto diciamo, l'opportunità di avere nella partecipazione di Piccolo, però negli anni passati abbiamo avuto nomi importanti. Io mi ricordo che Bugno, se non sbaglio, forse più di 25 anni fa, se non oltre, neanche io lo vidi passare nelle nostre strade ed è diventato un professionista. Quindi, come diceva Marco, il Giro della Lunigiana dà vita a dei grandi professionisti. Come giustamente richiamava prima nell'intervista, il Giro della Lunigiana richiama dalle regioni che partecipano e dalle rappresentative estere i migliori, quindi si può dire che noi abbiamo le classi regine che partecipano a questo importante giro. Il nostro obiettivo è consolidare il rapporto con il Giro della Lunigiana in modo che, come giustamente ha detto Marco, questa tappa diventa una tappa abituale di questa bellissima questo bellissimo giro della Lunigiana. Dobbiamo ringraziare il Casano che ha creduto in noi, ha creduto nelle nostre proposte, perché abbiamo lavorato col Casano per far sì che il Giro della Lunigiana partisse e arrivasse a Massa, perché non a caso è l'unica tappa del giro che parte da Casette e riarriva a Casette. Nelle altre tappe sono partiti in un comune e sono arrivati in un altro. Quindi è stato impegnativo e dobbiamo anche ringraziare Marco e il Casano che ha creduto nell'iniziativa, perché come potete ben immaginare è impegnativo anche sotto il profilo economico e quindi realizzare la tappa nello stesso comune comportava delle problematiche sia logistiche che economiche. Un onore e un privilegio aver contribuito, perché sappiamo che le manifestazioni sportive come queste presentano nel tempo una valorizzazione per il nostro territorio, ha detto il sindaco Persiani. È una gara internazionale partecipatissima che permette di conoscere anche quello che si trova alle spalle del mare, le Alpi Apuane. Iniziative come queste, ha aggiunto il sindaco, hanno molteplici obiettivi: il benessere, lo stare insieme e valorizzare i giovani e la loro attività sportiva. E come sindaco di Massa non posso esserne che soddisfatto.
Continuiamo a parlare di sport. La sezione massese dei veterani dello sport ospiterà 3 campionati nazionali delle discipline del calcio a 11, pallavolo e tennis. Nata nel 1982 con 500 soci, la plurivincitrice sezione di massa è vanto e orgoglio per la città. Questo il commento di Sara Tognini. Presentato ufficialmente il campionato nazionale di calcio a 11 over 40 organizzato dai veterani dello sport e ospitato dalla sezione massese sabato e domenica al campo Meeting Place di Via Pradaccio. 4 le squadre che si sfideranno: Casale Monferrato, vincitrice del girone del Nord Italia, Lamezia Terme, vincitrice del girone del Sud Italia, Massa, vincitrice del girone del Centro Italia e Volterra, campione in carica dallo scorso anno, proprio contro la squadra massese battuta ai calci di rigore. Al vincitore l'agognato trofeo itinerante, che da anni viaggia l'intero stivale e aggiunge una tacca con anno sociale e squadra vincitrice. Sarà poi la volta di altri 2 campionati nazionali, anche questi ospitati dalla sezione di massa dei veterani dello sport. Nei giorni 28 e 29 settembre la pallavolo sia maschile che femminile, la cui finale sarà giocata nel nuovo palazzetto dello sport, e il tennis maschile over 50 i prossimi 12 e 13 ottobre. La città, commenta Sara Tognini della Commissione Sport del Comune di Massa, non può che essere orgogliosa di ospitare una sezione dei veterani dello sport così attiva e propositiva. Più che un'associazione, è una famiglia che trasmette, attraverso l'amore per lo sport, i valori sociali e civili più importanti. Come sezione quest'anno siamo riusciti ad avere a livello nazionale, dalla Segreteria Nazionale, l'organizzazione di 3 campionati italiani. E uno è il calcio, che lo faremo sabato e domenica, lì al Meeting Place in via Pradaccio. Poi il 28 e il 29 avremo il torneo, il campionato nazionale di pallavolo, poi abbiamo il 12 e 13 di ottobre i campionati italiani di tennis over 50. E come segretario generale mi devo compiacere con la sezione, diciamo che tutto vada nel migliore dei modi. So che la sezione di massa con la gestione del Meeting Place ha organizzato alla perfezione tutta la complessa organizzazione, quindi siamo consapevoli che i precedenti sono tutti favorevoli. Speriamo che tutto finisca nel migliore dei modi. So che la sezione di massa si è preoccupata anche di coprire la parte assicurativa degli infortuni, quindi anche sotto questo aspetto devo apprezzare l'impegno economico della sezione di massa. Scopriamo insieme adesso chi sono i festeggiati di oggi. A 100 anni dall'impresa di Gabriele D'Annunzio a Fiume e a Ceste de Ambis. È l'appuntamento di domani a Villa Cuturi a Marina di Massa per ricordare il centenario riguardante la difficile conquista e la Carta del Carnaro, ispiratrice della Costituzione italiana. Alle ore 18 interverranno lo storico Lorenzo Salimbeni e Alessandro Agri, professore dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Ci hanno anticipato qualcosa alle nostre telecamere il presidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Sergio Tabanelli, e Francesco Ostrogovic, ma sentiamoli insieme. L'associazione è nata proprio per aiutare gli esuli istriani. 350.000 persone sono venute in Italia dopo con l'esodo, e serve per ricordare questi fatti, questi eventi.
E proprio a Massa anch'io mi sono avvicinato a questa associazione proprio per conoscere la storia dei miei genitori e conoscere il loro dialetto. E con gli amici ci siamo adoperati a portare questi eventi. Poi ci è venuto in aiuto la legge 92 del 2004 che ha istituito il giorno del ricordo. Noi ogni anno per questa data facciamo due manifestazioni, una più solenne, in alternanza una a Carrara alla Fiera Marmi e Macchine e una al Consiglio Comunale di Massa. E poi presentiamo dei libri. E anche quest'anno per motivi tecnici non l'abbiamo riuscito a fare e la faremo l'11 di ottobre a una sede da destinarsi e presenteremo il libro Italiani due volte fatto dall'amico Dino Messina che parla proprio dell'esito delle foibe. L'associazione ha pensato di fare questa celebrazione del centenario della presa di Fiume da parte di D'Annunzio e dei suoi legionari proprio a ricordo delle popolazioni di Fiume, dato che l'associazione a cui apparteniamo, l'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, è costituita da persone che hanno subito l'esodo dalle terre orientali. E appunto Fiume è una di queste terre. E appunto il ricordare D'Annunzio è un ricordare i cittadini italiani di Fiume che a seguito poi della Seconda Guerra Mondiale furono costretti ad abbandonare le loro terre, i loro averi, la loro storia. È doveroso invitare tutta la popolazione, in particolare gli studenti, che purtroppo le scuole non sono ancora aperte, ma se hanno occasione di venire troveranno uno spaccato di storia molto interessante. E quindi aspetto tutti, cittadini, studenti e perché no anche professori. Grazie. Al via la seconda parte della campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa 2019-2020 del Teatro dei Servi, organizzata dal Comune di Massa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. In cartellone una selezione di spettacoli che esplora la scena contemporanea con un'offerta ricca di proposte per tutti i gusti. Gli orari di apertura della biglietteria presso il teatro vanno dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19. Per maggiori informazioni sulle tipologie degli abbonamenti e dei prezzi contattare il numero 0585 490576 oppure scrivere all'indirizzo email teatrodeiservi@comune.massa.ms.it oppure visitare il sito del Comune di Massa. Scopriamo insieme adesso che tempo farà nei prossimi giorni sulla nostra città. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 12 settembre. Cielo sereno, temperature in rialzo ma caldo moderato e clima ventilato. Bel tempo anche per la giornata di venerdì e per i giorni successivi con un clima fresco e gradevole. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.metapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo. E per questa sera è tutto, non ci sono altre notizie. Io vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia e di aver scelto l'informazione di Antenna 3. Non mi resta che augurare a tutti voi una splendida serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni. Vi aspetto, buona serata.